amici e amiche di Termoli TV, benvenuti. I 6 componenti del PDL che avevano fatto le pulci al sindaco di Termoli Antonio Di Brino lo hanno incontrato ieri in municipio. Fissate delle scadenze, i consiglieri saranno vigili. Sentiamo. Il primo cittadino e i componenti della lista PDL al comune di Termoli si sono dati appuntamento alle 16.30 di ieri pomeriggio in sala giunta per un summit targato PDL. Infatti, a seguito della richiesta dei consiglieri Verini, Fabrizio, Ciarniello, Roberti, Rinaldi e Defensa, presentata durante il consiglio comunale del 15 maggio scorso, Di Brino ha predisposto una serie di incontri nei quali verrà stilato un programma degli interventi da mettere in atto. Dal tono assunto alla lettura del documento durante l'assise civica, il gruppo di centrodestra aveva fatto intuire che non erano pochi i problemi che doveva affrontare l'amministrazione a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, e proprio quei tanti problemi avevano fatto suonare nella sala consigliare parole del tipo grido d'allarme e cambi di rotta. Ieri pomeriggio il primo round, un incontro tranquillo e pacato nel quale si è ripreso il documento letto in assise da Bruno Verini e si è discusso tutto il programma presentato dal PDL punto per punto. Alla fine della riunione Di Brino ha dichiarato: sentirò tutti gli assessori e le strutture per fissare le scadenze, poi ci rivedremo e valuteremo insieme. Interpellato anche l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sabella, il quale ha confermato quanto detto a mezzo stampa. A breve partiranno anche i lavori di manutenzione della scalinata del folklore. Insomma, una lettera aperta che ha dato i suoi frutti. A quanto pare, infatti, sono stati stilati una serie di incontri nel quale si farà il punto della situazione e si decideranno delle scadenze, proprio per lavorare congiuntamente ed evitare attriti come quelli scaturiti proprio nel Consiglio Comunale del 15 maggio scorso. È in arrivo a Termoli la delegazione polacca gemellata con la cittadina costiera che verrà ospitata dal comune adriatico per rinnovare ancora una volta il gemellaggio fra le due città. Il sindaco Di Brino e i consiglieri comunali accoglieranno la delegazione attesa in Italia per domani 23 maggio. Previste visite guidate alle isole Tremiti e a San Giovanni Rotondo, oltre a un incontro ufficiale. Dal 1 giugno il Cardarelli di Campobasso privatizzerà il servizio di sala parto e i conseguenti reparti di ostetricia, neonatologia e altri attivi presso l'ospedale per essere assorbite nella struttura privata cattolica di proprietà della Curia Arcivescovile di Milano. Lo avrebbe prima aggredito verbalmente, poi sarebbe passato alle mani. Vittima di un brutto episodio sarebbe un vigile urbano di San Martino. Ma sentiamo Anna De Gregorio. Nel comune di San Martino in Pensilis, ieri pomeriggio, durante il regolare orario di servizio, il vigile urbano Antonio Sassano, che presenziava la piazzetta centrale del paese, interessata da un'ordinanza sindacale che disponeva il divieto di sosta e di circolazione dei veicoli per via delle giornate dedicate all'isola pedonale, si è visto raggiungere da un suo concittadino che, con toni accesi e furiosi, si sarebbe rivolto al vigile, mettendo in discussione l'ordinanza. Un episodio increscioso che avrebbe visto l'uomo raggiungere il vigile mentre stava rientrando al comando di polizia municipale del comune, continuando a inveirgli contro. Sarebbe nata così una colluttazione vera e propria, finita con il trasporto del vigile urbano al pronto soccorso di Termoli. Domenico Esposito, presidente Amopol, ha dichiarato: «Sono episodi che devono essere denunciati non solo alla magistratura, ma anche all'opinione pubblica. Il cittadino deve sentirsi tutelato e non è possibile che in un contesto pubblico possano essere tenuti comportamenti che fanno scadere la società civile». Isernia cambia volto, il nuovo sindaco eletto è Ugo De Vivo, rimasto dall'inizio in testa in tutte e 22 le sezioni isernine. Vittoria storica che pone l'amministrazione futura della città nelle mani di un primo cittadino di centrosinistra. C'è però un problema, la cosiddetta anatra zoppa, per via della presenza di 21 consiglieri di centrodestra contro gli 8 di centrosinistra e 3 dello schieramento di Mauro. Lo zuccherificio del Molise non avrebbe versato i contributi per la ristrutturazione sulla campagna 2008-2009 e non avrebbe pagato le tasse sulla produzione delle campagne saccarifere dal 2009 al 2012. La somma complessiva da pagare sarebbe di circa 12 milioni di euro. L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura avrebbe informato della questione il ministro dell'Economia e quello delle politiche agricole e per ottenere i 12 milioni avrebbe chiesto anche il parere dell'Avvocatura dello Stato. Si terrà giovedì 24 maggio alle ore 17 presso la Sala Costituzione della provincia di Campobasso l'evento promosso dall'AIS per parlare e riflettere sul vino e sullo straordinario patrimonio culturale che rappresenta. Sommelier, medici, storici ed altri esperti incontreranno appassionati tutti coloro che desiderano saperne di più su questo prodotto che da sempre rappresenta uno dei motori dell'economia nazionale e motivo di orgoglio di tutta la penisola. Era l'ultima notizia per voi, vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv.
Grazie per la cortese attenzione, arrivederci.